Buonasera e bentrovati alla pagina sportiva del TG Noi. Apriamo con il calcio. La Lucchese ha gli ultimi dettagli per la sfida di domani alle ore 18 contro l'Albino Leffe. Già 1500 i biglietti venduti nella fase di prevendita per l'andata degli ottavi di finale di Lega Pro. La vigilia è di grande pathos, si respira il clima delle grandi occasioni come non capitava almeno da 3 anni e dalla memorabile promozione di Correggio. Rifinitura al Porta Elisa per la Lucchese che domani ore 18 ospiterà l'Albino Leffe di Max Salvini nella gara di andata degli ottavi di finale di Lega Pro. Si gioca nell'arco dei 180 minuti e quindi la partita andrà gestita nel modo giusto. Vero che i gol segnati in trasferta non valgono doppio, ma Lopez sa benissimo che sul piano tattico ci verrà il giusto equilibrio. Naturalmente sarebbe importantissimo vincere e prendere un vantaggio in vista del match di ritorno in programma mercoledì prossimo a Bergamo. Per quanto riguarda invece la probabile formazione, si va verso il recupero di Mingazzini, anche se il nodo sarà sciolto solo nei minuti che precederanno la gara. Lucchese in campo con Nobile in porta e specie Dermacco e Capuano in difesa, Tavanti, Bruccini, Mingazzini, Nolè, Cecchini in mediana, De Feo e Fanucchi in attacco. Il pallone racconta che l'ultima volta di Lucchese Albino Leffe risale al lontano 22 settembre 2002, quarta di campionato dell'allora C1. I bergamaschi espugnarono il Porta Elisa per 2-1 grazie ad una doppietta di Araboni. A nulla valse nel finale la bella rete di De Florio con un tiro dal limite dell'area e Gazzoli parò anche un calcio di rigore a Bonazzi. I tifosi rossoneri, che gremiranno le tribune come non accadeva da anni, sperano davvero che stavolta finirà in modo diverso. Ore di attesa anche in Serie D, dove il Ghiviborgo domani alle ore 16 sfiderà il Jolly Montemurlo per lo spareggio play-out. L'altra sfida decisiva per non retrocedere in eccellenza si disputerà a Sarzana tra Viareggio e Fezzanese. Per la Viareggio 2014 è arrivato il giorno tanto atteso, quello dello spareggio play-out sul neutro di Sarzana contro la Fezzanese, allenata dall'ex tecnico viareggino Alessandro Pierini. Per la squadra di Carlo Bresciani è sicuramente una gara molto importante, ha dalla sua un solo risultato, quello della vittoria, mentre i padroni di casa possono far capo anche al pareggio e alla vittoria. La gara si giocherà nell'arco dei 120 minuti, in caso di parità dopo il 90esimo si procederà ai tempi supplementari, solo a quel punto, se il risultato non si sarà sbloccato, sarà la Fezzanese a salvarsi e il Viareggio a retrocedere nel campionato di eccellenza. La squadra bianconera sarà seguita da tifosi che raggiungeranno Sarzana in pullman messi a disposizione della società tramite l'agenzia Il Vagero Viaggi, in treno addirittura chi in scooter e chi in auto, quindi ci sarà una bella cornice di pubblico sugli spalti dello stadio Brilli Peri di Sarzana. Per quanto riguarda la formazione, il portiere Cipriani ha recuperato in extremis dal guaio muscolare, mentre non ce la fa il difensore Genovali. Assente per squalifica Mengali, ha recuperato il giovane attaccante Falorni. Anche la Fezzanese lamenta alcune assenze, dalla squalifica mister Pierini recupera Simeoni, che ha saltato l'ultima gara di Ponzacco vinta 2-1, che è servita per scavalcare di un punto il Viareggio in classifica e giocare quindi in casa questa partita decisiva in programma, quindi a Sarzana. Non è la prima volta purtroppo negli ultimi anni che il Viareggio deve lottare con i play-out, la cabala dice che nelle edizioni precedenti le cose sono andate bene per la squadra bianconera, tutti toccano ferro sperando che il Viareggio al termine di questa ennesima partita di play-out riesca a salvarsi e mantenere la categoria, poi ci sarà da risolvere i problemi societari, ma qui i dirigenti stanno già lavorando. Passiamo ora all'atletica. In questo fine settimana la Virtus Lucca è impegnata nella seconda prova delle qualificazioni ai campionati societari. Tra i punti di forza della squadra anche il giovane giavellottista Roberto Orlando, che è venuto a trovarci in redazione. Lo ha incontrato per noi il nostro collega Guido Casotti. Speriamo di dare il giusto contributo alla società. Quello che posso fare è tanto. Speriamo di beccare la giornata giusta.
Ecco, nella prima prova diciamo c'è stato anche il maltempo che, sì, che vi ha un po' condizionato come prestazioni, no? Che poi la prestazione conta come punteggio, che conta poi per cercare di inseguire la finale oro, che secondo te è un sogno oppure è qualcosa che ci si può ancora credere? Non lo so, questo non lo so. Ci servirebbero grandi prestazioni anche da tutta il resto della squadra. Io ci metto il mio, poi vediamo gli altri. Hai un record di poco superiore a 70 metri, su quelle misure può andare bene? Adesso sì, anche se vorrei fare subito 71, anche perché ci sono gli europei under 23 in vista e 71 è il minimo, io non l'ho ancora fatto. So di poter valere quella misura e farlo adesso sarebbe un grande aiuto per la società a livello di punteggio e un grande risultato per me. Gli obiettivi stagionali, al di là di dare una mano alla Virtus per questa finale oro, altrimenti sarà argento? I tuoi personali? Fare gli europei under 23, superare i 71 e dare il meglio. Domani torna tra le strade della Lucchesia Porcari Corre, la manifestazione ludico-sportiva organizzata dall'Atletica Porcari. La corsa, giunta quest'anno alla sua 33esima edizione, prevede ben 5 itinerari. 3, 5, 12, 17 e 20 km, in modo da far partecipare veramente tutti. La partenza è prevista dalle ore 7.30 alle ore 8.30 da Piazza degli Alpini, ex Piazza del Mercato a Porcari. Con questa notizia termina qui il TG Sport. Dopo una breve pausa, l'ultima parte del TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.